Ahmed Rabo, second referee Lambert, third referee Balcony, goalkeeper Topaloglu, PR the time-lapse for Greece, the captain number 8 Trianta Phil, number 1 Nicolao, number 2 Stratis, number 4 Bimpis, number 5 Karakazis, number 6 Palasopoul, number 9 Kahantalis, number 10 Paris, number 11 Alantidis, number 12 Thomas Koch, Mr. Soilenis. Here are the team lineups of Albania. The captain number 4 Arian, number 1 Claudia, number 5 Marvin, number 7 Elion, number 8 Erion, number 9 Enrique, number 10 Orsi, number 11 Admir, number 12 Credi, number 14 Bradley, coach Mr. Claudio. We are ready for the first match. Siamo pronti per questo primo match tra Grecia e Albania. Welcome to all the supporters from Albania e from Greece. Siamo pronti per andare via questa prima partita della seconda giornata di Beach Soccer. Come ho detto, nel momento in cui Grecia e Albania giocano per rimanere in corsa per i posti per arrivare in fondo, infatti entrambi ieri hanno perso le proprie partite, l'Albania contro la Francia in particolare nel primo minuto di quelli che ci seguiranno durante la giornata che avrà il culmine alle 21:15 con la partita tra Italia e Algeria. Italia che ha vinto 11-1 ieri contro la Tunisia, o l'Italia ha un rimante divertente. Invito ufficiale, we are ready for start, siamo pronti per cominciare. Bravo!
Fra le valli di Gloriani, questa pallonella. Sono stati segnati ben 52 gol. Frosinone, la quattro squadre lunga, Luiz Italia, Libano in testa a Frosinone, Marocco e Egitto in testa a Frosinone. E ancora Francia e Liga nel gruppo C, e tornando ancora a quarto, Francia. Tra oggi e domani sarà poi l'esercizio degli punti per la miglior classifica per sfruttare Santa Domenica, perché saranno sulle finali finali per arrivare poi alla finalissima di lunedì pomeriggio. Ovviamente all'Arena del Mare e ovviamente in quelli che sono i giochi del Mediterraneo 2015. Si fa!
mamma mia, con il calcio all'inizio poi gol subito, calcio di gol per la Grecia che conquista il primo gol della giornata. Subisce il fallo Papastadopoulos e non discende la linea ancora quanto la linea ancora quanto il Papastadopoulos dopo in Italia e dopo non ricorderà i calchi i corsi la taglia per la spina lo stesso Papastadopoulos che ha subito il fallo con il giocatore che subisce il fallo si troverà nella condizione di tirare il calcio diretto in aria. Ogni giocatore che subisce una punizione può fare il calcio diretto senza nessun giocatore tra lui e il portiere avversario, in questo caso Clodiano. Attenzione! Signora traversa, spesso e volentieri viene giocato il calcio diretto a Pedro Sabbia per fargli cambiare direzione. Prendetevi da 12 minuti! Colpita! Con la sciosa non si sa più la palla! Del capitano della Romania! Thank you.
Welcome to Pescara!
Attenzione! Dicevo Tomas sull'evoluzione! Sia con le mani che con i piedi, perché nel più solito che con il sentito ampio parte da quei piedi. Si dica il capitano della commessa! La conclusione è approcciata! Grazie, la commessa! Distratta ancora! E ancora domanda, dimmi no! Attenzione, un rapido consulto, e viene considerato il tocco di frase del difensore della compagnia fuori area, quindi un calcio diretto, comunque in una posizione molto vantaggiosa per la Grecia, e in particolare per il capitano Greco. Greco, attenzione! Thank you.
poco tempo. Termina in questo momento il primo tempo. Grecia 3, Albania 2, Greece 3, Albania 2. I partner di questa edizione dei giochi nel Mediterraneo sulla spiaggia, la prima edizione dei giochi nel Mediterraneo sulla spiaggia 2015. Ringraziamo la Guardia Costiera, la Fondazione Pescara Abruzzo, la Camera di Commercio di Pescara, Ti faccio una borsa, che ti serve? Ti faccio io un po' di cose, però qui. Grazie, ti do io un po' di cose. Oggi come facciamo? Cioè oggi Italia Marta? E bene, allora te lo do Italia Marta. Tu vieni il fuoco a che ora c'è la partita? Ma dopo vedi la nostra? 21 e 15. Vengono le Yamaha in capo alle squadre pronte per affrontare il secondo tempo. Saranno tre tempi, lo ricordo ancora, ogni partita di beach soccer è fatta da tre tempi da 12 minuti di uno. Nel caso di ulteriore pareggio si andrà avanti, perché il pareggio non è previsto, ci sarebbe nel caso un tempo supplementare da 3 minuti e poi tre calci di rigore. Ulteriore pareggio verranno fatti fino a che una delle due squadre non si troverà in vantaggio. Al momento in vantaggio in effetti si trova la Grecia, parte sulla Albania. E arriva l'immediato intervento di Gloriano. Arrivi no, al posto del banchetto. Thank you.
non viene da parte, ma è una parte spazio. I giochi e il soccer ci si dà tanto da fare, si può regolare proprio perché non c'è il limite ai cambi. I giocatori possono cambiarsi e essere cambiati quante volte sia di avversario per preservare le loro energie e peraltro senza diminuire le sue attenzioni. I giocatori infatti entrano e escono nel momento in cui c'è un momento di palla più ferma o meno ferma, lontana magari da una zona pericolosa. Lo si mette a fare, la faccio calciare fuori, aspetta. La ruspo cazzo. Invalidato il punteggio per il fallo, è portato sul portiere, non ha portato più del gol. Del parziale pareggio. Dell'Albania, al momento 2, Albania, Grecia 3. Il tiro al volo, Rodiana ha giocato fuori, ma ha una mano per sicurezza, non può essere riuscito con la palla in più centrale. Si avvicina alla fine dei primi minuti, abbiamo una svolta sul tabellone del conteggio, dato che cifra a singola cifra. Con la Grecia avanti 3-2 in questa prima partita di Missocca di giornata. Tocco di mano del giocatore greco genera un calcio diretto a favore per l'Albania. Va a rispettare l'unica regola di dentro, nessun giocatore con la palla del portiere, in questo caso il portiere greco. Attenzione! Si impenna verso lo stadio del mare dove oggi si sta giocando ogni scuola di voi potreste anche fare un giro per dare un'occhiata, non ovviamente in concomitanza con le partite di soccer che andranno avanti fino alle 21:15, momento in cui l'Italia sarà contrapposta all'Algeria. Un'Italia che è in testa al proprio girone dopo la partita vinta ieri sera contro la Tunisia, di rimanere contro la Tunisia 11-1. Benvenuti, giochi del Mediterraneo sulla spiaggia Pescara 2015. Come on.
un mese in attacco con la Lombardia, un calcio diretto ancora una volta per Papasta Stoklos, che si è stata la palla, creare quello che è un minimo di supporto e poi sperare nella direzione finale della sabbia, quando la forza si troverà davanti a Cluvia e il primo difensore della Lombardia. Signor Bernardo, sì, si diceva che ci sia la giusta luce tra pallone e portiere albanese. Attenzione! Palla! E questa volta il calcio diretto per il fallo subito è a vantaggio della famiglia. Chi subisce il fallo tira un calcio diretto o anche il calcio di rigore. Si posiziona ancora una volta la palla e ancora una volta si è pronti a iniziare la prova di riflessi in questo campo di Nicolau. Attenzione! Decide per il calcio forte il rifatto della zona alta della traversa. Ancora una volta ci deve essere luce tra chi ha subito il fallo, è stato creare il calcio diretto e in questo caso il portiere dell'Albania, ovvero Clodian, che non stacca gli occhi della palla. Attenzione, gli occhi sulla palla anche noi. Stessa posizione alta, sempre, presa 3, andata via 2. Gioco pericoloso di Stratis. E allora, calcio diretto, quando mancano 6 minuti e 29 secondi alla fine del secondo tempo per l'Albania, che è un'occasione per portarsi in parità. Segue la traiettoria, Nicolau. Thank you.
spesso di morire e la porta spesso del quadro provvedimento di sede di cui tanto fa l'avversario sempre due parla inglese sempre crede il principio del torneo di Miss Soccer dei giochi del Nederlando 2015 no, I'm
spettatori, l'alba mia è in fase d'attacco. Questa sera, tra l'altro, al Foro Turismo
Festival di Pescara. Ci sarà un grande evento, come ogni sera, stasera in particolare, Funky Nine, dalle ore 19.30, DJ Set, Flashbox, Crew, alle 21.30 in live, Jamiroplay. Siete invitati per divertirvi con noi. Di sera siete invitati per divertirvi con noi all'Arena del Mare, con la musica di Lorenzo e con il divertimento unico e incredibile, magico, The Beat Soccer. Si riparte! We are ready to start the third time between Greece and Albania. L'Albania che prova a informarsi se presso lo stadio del mare ha bisogno di un pallone da beach soccer. Probabilmente ci verrà comunque restituito. Grecia 4, Albania 5, l'Albania che non vuole, cioè che deve recuperare un gol.
attenzione. Il contropiede greco fermato in angolo. Prontamente la difesa albanese. E il contropiede dell'Albania. Il giro che sfiora il palo difeso da Thomas, che guarda la palla uscire. And welcome to Mr. Adagi, the president of the International Committee of the Games of the Mediterranean Games. Che dire? 7 minuti abbondantissimi per quella che è una partita importante tra Grecia e Albania. Grecia e Albania che ieri non hanno messo punti nel cantiere, che dovranno cercare di guadagnare oggi i punti per accedere nel miglior modo, perché saranno le finali di sabato e domenica. Spiaggia 2015, 906 atleti che si stanno dando e si daranno battaglia per le 400 medaglie messe a disposizione. 400 medals for the competition. 11 sports, che dire altro, 500 volontari e ancora il divertimento unico del sole pescarese. Attenzione, tiro diretto per la Grecia. Che è quello che ne dire? Secondo microfono. Ma che l'ho fatto vedere prima? Lari. Lari. Alla presa bassa Clodian, che garantisce ai suoi il parziale vantaggio conquistato con i gol 5 per l'Albania, 4 per la Grecia. Thank you.
testa, a mettersi davanti a chi ha subito il fallo, e in questo caso a subire il fallo il massimo difensore greco, che avrà la possibilità di confrontarsi contro il suo alter ego albanese Glovian da una parte. E una finta di Tomas apre ed è uno schema nel posto libero del capitano. E apri
Ready for the last 1 minute 30 seconds of the third. Segnatura!